Si preannuncia una scoppiettante quella di questa sera. Buonasera a tutti, 30° minuto, l'approfondimento del lunedì. Terracciano salva una deludente Fiorentina che pareggia nel secondo tempo dopo essere stata dominata dalla Lazio di Simone Inzaghi. Addio Europa con il 12° pareggio per quanto riguarda la squadra di Pioli. L'Europa con il corso classico della normale classifica praticamente a questo punto diventa veramente difficile, per non dire impossibile. Di questo e molto altro ne parleremo questa sera con uno studio di primissimo ordine. Il tempo di sistemare le ultime cose e poi naturalmente partiamo. State con noi tra poco insieme. Eccoci qua, buonasera, bentrovati, 30° minuto, l'approfondimento del lunedì. Presentiamo subito lo studio di prim'ordine, come ho detto poc'anzi. Buonasera a Leonardo Vonci, super tifoso. Buonasera a tutti. Il campionissimo della pallanuoto, De Magistris. Ciao, ciao Gianni. Ciao, buonasera. È un piacere averti qua in studio con noi. Dall'altra parte, oggi molto sorridente perché ormai i suoi dati sono confermati. Le amichevoli continuano per altre 12 domeniche. Leonardo Petri, buonasera, ben trovato. Salve a tutti. Ai messaggi, come sempre, Gabriele Calderoni. Mi sta male l'amica. Sì, ti sta male, sì. La mattina ogni tanto forse. Sì, bisognerebbe. Sì, ogni tanto. Gabri, prego. Ciao a tutti, buonasera e bentornati di nuovo. Chiaramente i numeri per interagire insieme a noi sono in sovrimpressione. 392-9971-871 per interagire tramite SMS instant messages di WhatsApp. C'è subito a bomba la domanda per Leonardo Petri dal nostro amico Mario da Caserta, che ci segue in streaming. Vorrebbe una considerazione da Leonardo se questa Fiorentina sia la peggiore addirittura dagli anni 90 fino ad oggi. La tocchiamo subito piano, eh? No, la Fiorentina no, credo ci siano state anche Fiorentine peggiori. Certo, non è una grande Fiorentina, è una Fiorentina figlia della dimensione valle, che loro sì sono la peggior proprietà della storia della Fiorentina. Perfetto, questa l'ha toccata subito piano al vento. Allora Gianni, facciamo un'analisi più completa, naturalmente le faremo anche nel corso del nostro appuntamento. Non rido di... Ho iniziato piano, l'ha toccata subito piano, sai. No. Perché poi non è vero, perché non è così, no. Perché a volontà è uscita una rivista Forbes, sono nella dei più ricchi del mondo. Se non ne spendano, diciamo, hanno una concezione di presidenza, di proprietà manageriale a livello societario, come una società. Tipo, e invece per fare il presidente del calcio, secondo me ci vorrebbe passione, forse questa passione, o l'hanno persa. Comunque, o non... ora ve lo dico subito. Certo, tanto... secondo me sì. Manca poco. Ma per quale motivo? Al pagamento del riscatto manca poco. Cioè tu pensi vendano Chiesa e salta al banco? Io penso che vendono Chiesa e andranno via. Non credo che stiano ancora per molto qui a Firenze. Io invece ti dico la verità. Credo Io penso un'altra è cosa. È troppo evidente l'atteggiamento che hanno in questo momento, nell'ultimo anno, è di una proprietà che sarà, cioè non si può stare ancora un anno in queste condizioni. È evidente. Ti dico un'altra cosa. Poi sentiamo anche Gianni se è d'accordo con me. Loro aspettano in nulla osta per fare lo stadio e poi... fanno baracche burattini e vendono l'osso. No, questo potrebbe essere, però mi sembra che anche qui i tempi si siano allungati. Ormai mi sembra la novella dello stento, avrebbe detto la mia nonna. Perché questo stadio si fa, poi si fa più piccolo, poi insomma, alla fine forse lo faranno quando noi non ci saremo più. Quindi credo anche questo, che poteva essere una strategia, perché vendere una società con lo stadio di proprietà sicuramente avrebbe fatto più gol. La speranza è che, perché questo Chiesa è quello che ha fatto tutti...
tutti i buboni alla squadra, perché la Fiorentina gioca sinceramente male. Poi ci sono queste sgroppate, queste cose belle di Chiesa, o tappi il buco perché ti fai il gol o te lo fa fare, ma la Fiorentina come gioca sinceramente la... Però facendo due conti, poi non sono io la persona giusta, perché non è che seguo così da... Però se Traoré sarà armato, perché ora c'è venuto fuori questa storia, poi c'è da riscattare il Nilsson, c'è da riscattare Muriel, sono già stati spesi 40-60 milioni, credo che nell'ottica della società, della proprietà, ci sia solo la vendita o di Chiesa, due o tre giocatori per fare la parità. Tra l'altro mi sembra ci sia anche un disavanzo di 20 milioni, sì, bravo. Quindi mi sembra che sia abbastanza evidente che qualcuno forte andrà via. Totale. La cosa grave è che questa Fiorentina, onestamente, tu hai presentato la partita di ieri, io mi rimango in considerazione, abbiamo 4 punti più del Parma, che non è promossa dalla B, che era promossa dalla C. 2 anni fa il Parma era in C, abbiamo 4 punti più del Parma, onestamente mi sembra ci sia poco da dire. Vonci, da tifoso della Fiorentina, dopo l'1-1 di ieri, dopo essere stati presi a pallonate per 45 minuti, lei cosa si sente? Nella sua analisi da tifoso in questo momento, perché il cuore i ragazzi ce lo mettono. Io però... nel pallino che tengo, che mi dà tanta soddisfazione, il tifoso Viola, ho scritto, ti ringrazio intanto di farmi scrivere un mio pensiero, ho scritto l'assurdo spazio tra noi e la Lazio. Sì. Perché io reputo che noi siamo una tifoseria superiore a quella laziale come tifoso, come qualità, poi secondo me anche come quantità. Soprattutto facciamo gli abbonamenti, abbiamo un comportamento corretto, io non vedo cosa ci manca a noi per guardare sempre la Lazio lassù. Eppure questi hanno problemi, però fanno calcio bene. Fanno bene. Noi si ridiano, però fanno calcio. E quindi la giornata di ieri ci ha posto, siamo il 10 di marzo, la stagione è finita praticamente, e quindi no, niente, manca. Cosa... il 24 ma, ma è sognare, cioè lì è voler prendere in giro la gente, perché se tu la semifinale, intanto la semifinale, e se tu vai in finale a Roma, te tu pensi che con la Roma con il Milan ma questi sono discorsi comunque, il 24 lì è una partita importante, Fiorentina ha il 49% di passare, anche perché pensavi l'Ajax andasse a vincere 4-1 a Madrid. Secca, la bellezza del calcio, a differenza di basket, pallanuoto, dove la più debole non vince mai, nel calcio può succedere. Voglio dire, quindi su quello no, però è evidente che ti devi presentare quell'occasione al massimo, sperando che l'Atalanta non sia l'Atalanta di ora, perché l'Atalanta, se posso dire, sì, la partita di ieri mi sembra ci sia poco da dire, perché sinceramente quasi nulla. Mi piace Gianni, l'analisi, c'è poco da dire. No. Da dire, ora tu l'hai detta anche troppo presa a pallonate, la Fiorentina c'è da dire, c'ha una grande cosa, un bel cuore, una bella volontà, su questo è una cosa importante, il gruppo rimane compatto anche nelle difficoltà, lo ha dimostrato, e questa è una cosa comunque va riconosciuta. La cosa più importante è stata, cosa ridi? Non ti permettere di ridere quando io parlo. Mi è venuto in mente, no? Una squadra a Rifredi che ha giocato un dio ha giocato la Fiorentina, no, perché ha giocato la Fiorentina, sì. E ha perso 10-0, sì. C'è differenza. C'è differenza. E uno alla fine della partita fa più grinta, doveva avere più grinta, finì a 10-2. Cioè, alla fine, se tu sei peggio. Però la grinta così, no, battere, non mollare. Ieri sera la Fiorentina è un po' complice anche la Lazio, che ha calato lì, sbagliato 4-5 gol, ma la Fiorentina ha cercato, poi il gol può essere anche casuale, Mirare si è fatto una cosa esterna, poi Muriel ci ha messo il piedino, bravo, ma insomma voglio dire, non è la prestazione, il carattere sinceramente la Fiorentina lo dimostra. La anche è un bel gruppo, però le Damoè non si fa è chiaro che la squadra non è che dovrebbe essere. Volevo dire però, la cosa più importante di ieri sera, più interessante, è stata la intervista a Pioli. Eh sì. Vista Pioli, io non so, oggi non l'ho letto, può darsi sui siti, è uscito, qualcuno l'abbia interpretato come ho interpretato io, è stato bravo nel rispondere, allenerò fino a 65 anni, si è capito chiaramente che lui non rimane alla Fiorentina, si è capito, perlomeno io questo, poi sono rimasto sinceramente amareggiato da fiorentino e anche da tifoso, quando ha detto i giocatori mi sono il più bravo del mondo.
dicendo dire che qualcuno della società, non dei tifosi, perché i tifosi criticano oggi, esaltano domani, l'allenatore è figlio dei risultati, ma che in società c'è qualcuno che ma praticamente... certo c'è qualcuno, sì. Che fa il nome e il cognome, sì. Mario Cognini, sempre lui. Anche stavolta la situazione è stata questa, che lui è andato a ragionare con i giornalisti, chiaramente né matto né ripreso, dicendo che lui si dispiaceva non aver conosciuto prima Pioli, perché è un grande allenatore, ci si lavora bene, bla bla. Poi, siccome il personaggio è molto intelligente, diciamo così, nel momento in cui cambia, in questo momento Pioli fa comodo da capo espiatorio, quindi si guarda bene da rinnovargli il contratto, perché potrebbe essere utile se le cose andranno male come stanno andando, mandare via Pioli e fare un altro per novità. Non dire, certo, ma anche, come hanno dato a Paolo Sosa, ma hanno dato a Montella, ma hanno dato a tutti. Ma questo è lo stile di loro. Sì, sono fatto la storia della Fiorentina è che poi, per l'amor di Dio, oh, se va via Pioli, io mi strappo la vita. Anche perché Pierre a decimi tu puoi andare a te a fare l'allenatore. Oh, questa è un'offesa a Gianni De Maggio. Già mi faccio dare del tu che le una concessione. Voglio dire, ma scusa per la parte delle battute. Pioli intanto c'ha un pregio, che fa giocare male le squadre avversarie. Spesso. La cosa migliore è sì. Quindi evidentemente spartite. Io dico però un allenatore lo metto alla prova quando ha una squadra buona. La Fiorentina è una squadra buona. Sì, però qui abbiamo sopravvalutato, ma vi rendete conto che ora io, a me dispiace, perché io tra l'altro ho fatto l'allenatore, il dirigente, quindi sono dalla parte di tutti, perché non voglio attaccare né l'allenatore né il giocatore né il dirigente, io voglio stare sereno e tranquillo nelle mie valutazioni. Per esempio Biraghi, Victor Hugo, Milenkovic, sì. Sono tutti in una condizione sono stati esaltati prima sono questi prima. Ma se te allenatore ci vuoi fare meglio dell'anno scorso, c'hai le possibilità da settimo e poi stai facendo peggio l'anno scorso, stai facendo peggio il giorno d'estate, tu arrivi decimo di nuovo fuori all'Europa, perlomeno tu devi essere messo in discussione. Poi sono d'accordo che va cacciato. La colpa di Pioli è una, secondo me, che è stato troppo permissivo, con un termine che non piace nemmeno usare, ma che si usa, è aziendalista, che non si usa, che spesso a me non piace, perché insomma per Gianni, non è offensivo. Ma in altri tempi Fiorentina decima veniva giù lo stadio a schicchi. Ora cioè se tutti volevamo si allora, un attimo, poi riprendiamo questo argomento, perché da Gianni, visto che ha fatto anche di un altro sport, però vorrei capire certe dinamiche che tu Io il sera quando lui parlava l'ho ascoltato attentamente, ha parlato benissimo, non si è spostato di una virgola, col sorriso, amaro però, era un sorriso amaro. A me dispiace onestamente, cioè, a me dispiace perché o siamo uomini, non mi piace, glielo dico prima, non che lo lascio lì dopo 9 mesi e non gli do... Ma il punto è sempre gli allenatori della Fiorentina. Allora ci dobbiamo fermare, rimanete con noi, dovremo dare spazio agli amici da casa e poi... Riprenderemo l'argomento, perché è un argomento molto interessante. Poi vorremmo sapere anche da parte di un allenatore come Gianni come si vive, anche perché poi diciamo dopo le dichiarazioni c'è da proseguire un cammino fino ad arrivare alla fine della stagione, che mi sembra abbastanza importante considerando che ci sono ancora diverse partite, ma soprattutto una partita importante come quella a Bergamo contro l'Atalanta. A tra poco.
V40 T2 Plus a partire da 18.600 euro. What you want? Sono entrato nel mondo degli infissi in ferro e in alluminio e delle ringhiere. Ho scoperto la bellezza di un cancello, ho ristrutturato le scale e mi sono regalato le tende da sole. Poi ho scoperto una novità incredibile, gli infissi in PVC, fantastici e funzionali. Tutto in un solo nome, GS di Galardi Simone, un'azienda giovane, dinamica, professionale. GS di Galardi Simone, il mondo degli infissi con novità assoluta. PVC a Scandicci, località Olmo, gsdigalardisimone.it. Dalla mia terra, Caffè, una miscela tutta napoletana. Da anni anche al centro della città di Firenze, nel bar Mosi, caffetteria La Vecchia Maniera, in via Nazionale 106 e nella nuova apertura a Saccio 18R. Nuova Hyundai Kona, il SUV compatto di Hyundai. C'è tutta la tua sicurezza. Tutte le tue emozioni, tutta l'avventura che cerchi. Kona by Hyundai, il SUV compatto come lo volevi. Eccoci qua, ben ritrovato con Leonardo Vonci, il campionissimo dei campioni, Gianni De Magistris, Leonardo Petri, però prima, dimenticato prima, il giallo a Petri perché deve rivolgere rispetto a Gianni De Magistris. Giallo netto. Gabriele, prego. E peraltro su questo tema anche Fabio da Bagnarripoli ci dice pretendo le scuse di Leonardo Petri per aver osato di dar del tu a Gianni De Magistris. C'è anche Cristiano che scherza con Leonardo e dice ma perché non senti Diego per una camicia a modo? E abbiamo Ale da Pistoia che invece va giù pesante e dice Leonardo, dare le concessioni stadio e della Valle equivale a legalizzare una speculazione finanziaria. Non devono essere accompagnati all'uscita ma cacciati per sempre. C'è anche Francesco da Venezia e dice via da Firenze, basta. E un altro amico invece ci dà un'altra sfaccettatura, ovvero quella tattica, dice ma Di Pioli non dite niente. Secondo me è il vero colpevole insieme a Corvino del fallimento. Poi abbiamo anche Stefano da Polcanto che ci dice Gianni, ci vuoi dire una volta per te chi era più forte? Tu, Eraldo Pizzi oppure Faragò? Faragò. Eccola. Così abbiamo... Bella questa, No, dipende, sono... Tre tipi di giocatori diversi. Pizzo diciamo più difensore, grandissimo giocatore, secondo me straordinario giocatore, ha fatto la storia. Faragò era un campionissimo ungherese, era il mio rivale quando facevano le classifiche sul più bravo, meno bravo, tant'è che siamo anche molto amici. E io credo di essere stato sinceramente più bravo come marcatore, come golador, perché come golador credo di non aver avuto rivali in questo periodo. Estiarte invece? Estiarte era un altro attaccante che è nato dopo di me, io ci ho giocato. Tieni presente che Estiarte tutte le volte mi vede, si inginocchia e mi chiama maestro. Che è con Guardiola, è sempre un maestro. Con Guardiola, lui è l'uomo di fiducia di Pep Guardiola. Mica da ridere. No, a dimostrare che il calcio non è una cosa strana, è uno sport. E quindi Estiarte che non ha fatto calcio ma può parlare. Visto Gianni che siamo entrati un attimo nella palla nuova, no, volevo rispondere prima. Ti chiedo questo: sei tornato in auge anche a livello comunale e quant'altro negli ultimi tempi? Come mai, secondo te? Che vuol dire in auge? No, nel senso premi, riconoscimenti. Cosa prima, insomma, c'è stato un periodo. Forse perché mi avvicino alla. Allora ci pensano, dice prima memoria, se no volete andare alla memoria. Non lo so perché l'anno scorso stavo pieno, fiorino d'oro, collare d'oro, soprattutto il pallone d'oro,
Bene, si vede, si ricordano, ma è strano, in effetti anch'io me lo sono chiesto. Ma, allora, ma se si parla, allora, ma no, gli sportivi fiorentini nella storia, cioè dopo Gino Bartali, cioè, chi c'è che ha fatto più Olimpiadi lui? No, che ha vinto, di questo, ma questo sai, Firenze secondo me in questo è molto molto dimenticona, però voglio dire, fa piacere quando ti ricordano, non c'è dubbio, e l'anno sta un anno pieno di riconoscimenti. Infatti, questo sì, che ti volevo chiedere, come l'hai presa? Motivo? Beh, l'ho presa, ma no, quando si ricordano fa piacere, per l'amor di Dio, anche se è evidente che il mondo va avanti, morto un papa se ne fa un altro, però secondo me bisognerebbe sempre ricordare quello che è stato il passato, perché il futuro è importante, ma se non ci fosse stato il passato, soprattutto cioè, la storia che hai fatto nella se non ci fosse il passato la Fiorentina non vincerebbe più scudetti, invece la 22 forse. Quindi ricordiamoci anche di passato. A me mi pare ora nel 1900, tra l'altro il più grande giocatore, io ero piccolo ma me lo ricordo, il più grande giocatore della Fiorentina aveva avuto, secondo me, pur nelle difficoltà di fare classifiche, Sao Giuligno. Voi non l'avete visto, lo scudetto, ma Giuligno secondo me è stato una cosa, anch'io parlando con quelli più vecchi di me mi dicono tutti Giuligno, io me lo ricordo, cioè come se in questo momento Ronaldo giocasse nella Fiorentina. Sì, Giuligno è stato veramente una cosa incredibile, ce ne sono stati ovviamente milioni, decine, però insomma te immaginati l'Apostoli, il 1980, io avevo 13 anni, uno dei più belli ricordi della mia infanzia. Ma gli resta qualche cosa? No, intervengo così perché la partita di Gianni non cominciava in acqua. Giulio anche lui. Cominciava fuori, prima che cominciasse la partita, quando cominciava, perché il campione si vede quando va a fare un po' di pressione sull'arbitro, si fa vedere, ci parla, cioè Gianni aveva un modo, aveva un pre-partita dove si faceva valere già lì. Poi sono nella pallanuoto gli arbitri contano forse più che nel calcio, però ecco, e poi c'era serata contro la Prorecco, 7.000 persone all'Apostoli, tutti i palloncini rossi legati. C'ero sì. E mi ricordo accanto a Zanone e Casarsa e Tendi, perché anche i giocatori della Fiorentina venivano a vedere la Rari. Tutti i giocatori. No, tra l'altro chiesi un piacere ad Antonioni che gli spettatori presenta l'arbitro. Perché è vero, ci provo io. Scusa, ma dove sono io? Io ora non è più la Firenze, non lo so io, ma sono a Firenze, ero orgoglioso. E io c'era un arbitro di Civitavecchia, era uno che gli piaceva queste cose, chiese a Giancarlo, forse un altro. Scesero giù, gli ho presentato, tutto contento. C'era Casarsa, c'aveva due becchi della cioè, i tuoi sono dei ragazzi, quello di fuori, Catenone, anni 80. Rispondiamo, però. Domanda mi intrigava. C'era una domanda per Gianni. Quella precedente intesa chi era più forte, e poi il discorso di Leonardo Petri che avrebbe dovuto dare lei a De Magistris. C'era un'altra. C'era una sulla radio, com'era? Che loro fanno speculazione. Speculazioni finanziarie, lo rileggo, è Ale da Pistoia. E dare le concessioni state della Valle equivale a legalizzare una speculazione finanziaria. Però io trovo incredibile. Scusa di fatto, con una normalità che secondo me è fuori luogo, che questi hanno la concessione e poi anziché farlo vendano a un prezzo maggiorato solo perché uno gli ha pianificato. No, ma non credo. Ma non si può fare. No, a quel punto io mi arrabbio a Nardella. A cui io fino a video ho fatto complimenti, ma se mi fa uno scherzo di genere, io mi incateno. No, io quello capito perché deve farlo stare più piccolo, perché costa meno. No, sì. Giustamente parlavo prima. Dice, ne avete già parlato di questa cosa, quindi scopro l'acqua calda, ma se fanno stato piccolo non c'è una partita di... No, non ci puoi solo alle finali. A Firenze, la finale a Firenze... Ma un altro campionato così e basta, è la rondinella del stadio, voglio dire. Compran quello alla fine. Gianni, torniamo... Se fa finale a Firenze, nella volta la vince la Juve. Gianni, torniamo a noi. Allora, sì. Tu hai fatto l'allenatore, sì. D'accordo? Tu hai sentito le dichiarazioni di ieri e ti hanno un po' preoccupato. Mi hanno amareggiato soprattutto. Sì, perfetto. Perché posso farti una piccola cosa, quello che contesto una parolona, sì. Quello che non mi piace è la non programmazione. Cioè io, quando, per esempio, io è tutto l'anno che sto dicendo una radio dove io sono ospite. Puoi dire Radio Bruno? Non è un problema. No, per l'amor di Dio, io so, tutto l'anno che sto dicendo e non ce l'ho col
persona. Io non avrei come allenatore non avrei fatto mai giocare Gerson, perché fare Gerson non ha senso, perché se è bravo prende a loro, è prestito secco, ma valorizzo più volentieri i miei. Quindi è una questione di come si fa lo sport. Voglio dire, molte squadre, mi diceva l'altro giorno proprio Radio Bruno, qualcuno, non mi ricordo chi era quello con me, che è una idea di Corvino, quando vedrò Pantaleo glielo voglio domandare, difatti. Io sono dell'idea, in prestito si danno i giocatori bravi, non i giocatori scarsi. Invece quelli bravi li tieni e non li fai, e diventano vecchi senza aver giocato, perché quando hanno 22 anni a voglia sono giovani, ma sono belli e vecchi. Te tu fai un ragionamento di sport, ma il problema è che loro un programma ce l'hanno, ma non ha nulla a che vedere con lo sport. Questo è quello. Il problema vero. Per quanto riguarda Corvino, non gli devi chiedere nulla. No, ma perché Corvino non c'è bisogno di che. Qui si guarda, ci sta già a Roma, no? Sì. Monchi se n'è andato insieme a Di Francesco. Ha fatto bene Monchi. Io sentivo Monchi un fallimento. Primo anno se finale Champions League, è andato in Champions League. Quest'anno ha perso 7-1 a Firenze, ma è in corsa per tornare in Champions League. Fallimento Monchi e va bene Corvino? Che l'NL qui ha fatto ottavo, decimo. E all'Europa ma da 10 anni. Il problema di Corvino, cioè, ragazzi, ma Corvino in un no, il problema di Corvino non c'è. Il problema di Corvino siamo noi e lei la Fiorentina. Perché in una società normale, un direttore generale che fa il che ha fatto Corvino negli ultimi 3 anni e nei 2 precedenti in cui è rimasto qui, va preso e mandato a casa. No, però posso dire una cosa, io non voglio difendere. Va mandato via. Se lo tengono vuol dire che non gli interessi. Bravo, io. Ma forse non hai capito, Leo, ti ho capito una cosa. Allora però si è finito il discorso. Si è finito il discorso. Ma sta facendo quello che la società regista, la sigla. Perché onestamente io per parlai con Pantaleo un anno fa, mi disse devo fare il circolo vizioso, vende e compro. Parliamo di mercati, di succarabo. Poi si può discutere, ma questo io non sono in grado, discutere sulle scelte, perché io non comprerei questi giocatori stranieri, perché per dire un Gattuso, per dire un giocatore forte che gioca un ruolo, io penso ci sia in Italia. Cioè, i centrali. Però, c'è un problema grosso, Corvino, perché c'è la Xylella in Puglia, gli ha ammazzato gli olivi. Un raccolgano un olivo. No, questi sono. Sì, però io ti voglio dire, quando tu attacchi Pantaleo Corvino. No, non io ti attacco nulla, no. Andà via. Okay. Però io ti dico una cosa. Non motivo per cui lui resti. Sta facendo quello che la società gli chiede. Perché lui porta i giocatori, d'accordo, li valorizza e poi li rivende. Ma perché cosa valorizza? Daniel a zero, Mancini a zero, ma una società normale si deve incazzare. Leo, altro il discorso. Combinate Carlo in Francia. Quando Cognini in quella riunione dice che chi vuol vincere deve andare da un'altra parte, è un'analisi più che capibile a questo punto, che parte dall'altra parte. Lui fa quello che gli dice la società. Una società normale, uno che Zaniolo a zero, uno che perde Mancini a zero per pigliare Vittor Hugo a 8, lo deve mandare via, perché non fa nemmeno l'interesse economico. Poi Chiesa, a me mi importa molto Chiesa, non mi ha portato lui Chiesa. Ma tu ce l'hai? No, ma ora al di là degli personali che non mi trovo nemmeno d'accordo, ma voglio dire, poi il mondo è bello perché è vario. Io dico che quello che manca è la strategia della società, cioè non si può andare per tentativi, compro Vertù, compro Vittor Hugo, compro così, tutte compro da boh, perché io poi non mi hanno convinto tutte queste plusvalenze, perché sì, uno ti va bene ma 10 vanno male. Io l'ho perso il conto di tutti quelli che non hanno nemmeno toccato la prima squadra a Leonardo, sinceramente. Però ecco, credo che una società dovrebbe avere l'onestà di fare il problema e di dirlo. Ora te mi dici questa cosa, io non sentire, ma in una riunione è stato detto che non si vince? Ho capito bene? No, chi vuol vincere deve andare da un'altra parte. Qui si partecipa e basta. Ragazzi, io questa eravamo in diversi, perché non è che. No, ci vedo, io ti ascolto. Tanto, ragazzi, allora, noi ci dobbiamo fermare, fermo un attimo, già il secondo qui, già. Qui, ragazzi, ci guarda. Ci dobbiamo fermare, ci sono i suggerimenti commerciali, poi sentiamo gli amici da casa, rimanete con noi. Tra poco di nuovo insieme.
campionati di allegria. Supera le giornate più creative. Supera le prove di resistenza più impreviste. Supererà brillantemente anche le tue aspettative. A partire da 109 euro al mese. Tivoli San Yong. Francesco, centralissima nel Prato, in via Santa Trinita 32, aperta tutti i giorni dell'anno dalle 7 alle 20. Colazioni, pranzi, cene e aperitivi, ma non solo. Disponibile per catering interni o esterni e per eventi aziendali o feste private. Dalla mia terra, una miscela tutta napoletana. Da anni anche al centro della città di Firenze, nel bar Mosi, caffetteria La Vecchia Maniera, in via Nazionale 106 e nella nuova apertura a via Masaccio 18R. V40T2 Plus, a partire da 18.600 euro. What you want? Sì. Eccoci qua, ben ritrovati, molti sono i messaggi. Prego Gabri. C'è Sandro da Empoli che dà ragione piena a Leonardo Petri, dice la Fiorentina è già in vacanza, dice il Petri è il numero uno, non se ne può più di questi pareggi. E il Mana che saluta Leonardo Vonci, che difende Della Valle, non ama la Fiorentina, quindi una sentenza per il nostro amico Mana che salutiamo. Grande Mana. E chiediamo l'interrogativo riguardo l'analisi fatta da Leonardo Vonci in apertura di trasmissione, ovvero perché la Lazio superiore... E perché Milinkovic-Savic è scappato da Firenze. E c'è un altro messaggio, abbiamo da Scandicci, dice per Leonardo, se la Fiorentina non molla alla svelta il campionato per giocarsi tutto a Bergamo, vedrai che si fa in tutti e due i campi, ricordatevelo. E abbiamo altri amici, e se non c'era Chiesa lottavamo per non andare in Serie B, Pioli ha fatto bene, le responsabilità sono di Diego, Corvino e Cognini, questo è Mario. Quello fuori discussione, anche su ora c'è da capire veramente l'entità, perché sicuramente... È chiaro se non c'è la Chiesa, perché la Fiorentina va avanti solo con le folate sue. È strano, perché Muriel è arrivato e chiaramente Muriel ha fatto benissimo. Però se tu vai a guardare, tu vai a vedere, ha fatto meno punti di quando non c'era Muriel, perché ti ha cominciato a prendere tre gol a partita. Perché va anche il centrocampo. L'arrivo di Muriel ha determinato veramente che è un giocatore di alta qualità. Perché quel gol che ha fatto ieri, un altro non lo fa, sì. Perché se quella palla del 2-1, che poi, ora non mi ricordo chi è Benassi, mi pare, ora non ricordo chi era tira alle stelle,
se capita a lui, probabilmente l'ha avuta dentro. Sì, sì, quella sul contropiede del passaggio. Da sono quei giocatori che spostano. Ammiraglias è capitata. Il passaggio di Simeone. Bravo, sono quegli equilibri che spostano poi il piano della squadra. Perché un giocatore piglia 2 milioni e mezzo invece di 800. Muriel, secondo me sta facendo anche troppo bene. Lo sa perché te lo dico? Perché loro dicono: io riscatto Muriel, sta calmo. Se poi arriva una società che fa l'Europa il prossimo anno e vuole lei Muriel, voglio vedere dove vuole andare Muriel, capito? Guarda, ieri il gol di controbalzo ha cambiato la posizione del piede, ha fatto un gol, non era facile, no, quel gol lì. Assolutamente. Ma soprattutto è un giocatore, si vede, c'è una netta differenza con gli altri. Però io voglio dire una cosa per quanto riguarda quello che vengo a rappresentare qui, per me stesso, ma anche per i tifosi. Io ieri ho visto veramente un grande, grande sconforto. Io penso però che noi ci dobbiamo svegliare come fiorentini, perché come rammentavamo quella sera del 1980, dove c'erano tutte le componenti di Firenze, c'erano gli ultras, c'erano la Firenze bene, c'era Firenze, era un corpo unico. Ecco, noi bisogna tornare a essere i fiorentini e non aver paura di Dybala. È finito la vostra era, accomodatevi per piacere, con educazione, ma perché ora siamo arrivati al capolinea. Perché Firenze non merita la... Fammi finire un concetto. E secondo me è sbagliato anche a questo punto, siccome il calcio storico rappresenta la fiorentina, rappresenta la garra, rappresenta, l'hanno voluto incorporare, ma non lo rispettano. Io gli leverei anche la cosa del comune all'inizio, perché secondo casino. Me non lo... Quell'altro si girano, davanti, si girano davanti alla tribuna e in tribuna non c'è nessuno. Anche ieri c'era uno stadio, faceva ridere Polli. C'era la Maratona, la Fiesole, quei poi sono rimasti in ferrovia e in curva le poltrone vuote. Era vuota, la tribuna autorità è sempre vuota, è una piccionaia vuota. Capito? E basta, che Firenze è unica al mondo e va rispettata. Ci senti, non abbiamo paura. Se vanno via, e devono andare via. Ma la Fiorentina, allora, premesso, la Fiorentina dovrebbe essere di Firenze e nel cuore è di Firenze, non c'è una proprietà, la Fiorentina è la squadra della città, però c'è una proprietà, non è che possa, va via, a me mi scappa a ridere, no. Come no, vuoi parlare a Bambera, sì, ragazzi? Ma uno a dispetto dei Santi, perché deve rimanere se arriva una contestazione seria, vera, non ci posso stare. Lui, 10 anni le contestavano, è rimasto lì. Intendo dire, non è che dopo le votazioni, dov'è che c'è le votazioni? Al Real Madrid? Certo, la proprietà non si può esonerare. Quindi sono discorsi fatti... Andarci più e fargli capire con questo, la sentenza. Uno non ci va più, dice: io l'abbonamento non lo rifaccio perché reputo del riso. A questo punto una cosa molto brutta, però io preferirei farmi sentire in massa e essere un corpo unico invece di vedere ancora gente si va via loro, dove si va, ma dove si va? Ma la dignità non ha prezzo, questo è quello che penso io. Gianni, ex allenatore, le parole di Pioli ti hanno colpito molto, però obiettivamente un allenatore arriva a dire quelle cose, che ormai manca 4 mesi alla fine del campionato, 11 partite, insomma, Coppa Italia e quant'altro. Secondo te cosa è successo nello spogliatoio? Forse niente, ma probabilmente qualcuno ha scricchiolato qualcosa. Sicuramente, se no non sarebbe espresso in questi termini. Cioè non ha detto niente preciso, ma si è evinto parecchio. Nettamente. Che lui va via sicuro, che sì. È 9 mesi che è scadenza di contratto, riscade a fine anno, nessuno si è fatto avanti. Che lui allenerà comunque, gli atleti lo considerano i più. Quindi, come dire, c'ho un legame con gli atleti, evidentemente gli altri così. Ma te che percentuale dai a un allenatore in una società, no? Nella pallanuoto quanto influisce un allenatore? 20%? 25%? Ma queste sono, mi ricordo il Bonaldo Agroppi diceva: l'allenatore influisce, sì, 20-30%. Intanto, oggigiorno più si va avanti, soprattutto nel campo, c'è la gestione del gruppo. Che poi 20% da solo... ma tra l'altro, ma poi non è così, perché guarda, ora ci sono 3 cambi intanto che prima non... E quindi se uno ha la rosa, però io come dico sempre coloritamente, perché allora non voglio fare colpa al cerchio con colpa alla volta, sono chiaro, la Fiorentina gioca male, quindi questo potrei dire ce l'hai con Pioli. Poi faccio un'osservazione: Pioli probabilmente si gira, faccio un cambio, guarda la panchina, fa vai, lascia stare, rimango con questi. Questa è la situazione. Sì, perché bravo. Io, a me è capitato questa cosa, sicché voglio dire, però ti fa un esempio di Zerbi l'anno scorso, evento, squadra già retrocessa, sì, però la squadra giocava a pallone, sì, andò a vincere a San Siro dal retrocesso, cioè
e lì è un altro calcio, non si fa tre passi. Io che debba vedere il portiere che rinvia per il centravanti, sì, è la roba di ma che ci sia delle, però lì c'era tutto il Batistuta, ci siano delle carenze, però ci sta Terracciano, ci siano delle carenze, non c'è dubbio, però voglio dire, ora in questo stato secondo me mi sembra ancora più grave. Tolde Batistuta, Terracciano e Simeone. No. Ma mi sciogli in box. Sì. No, ma dico io, ora diventa difficile anche queste 11 partite che per certi versi hanno un'importanza relativa, perché insomma non è che appunto le speranze di andare in Europa mi sembrano veramente ridotte, ma c'è questa semifinale di Coppa Italia che mi sembra di un'importanza, e se lo stato d'animo dell'allenatore è quello di ieri sera, non sembra, a meno che non ci sia una compattezza tale nello spogliatore dei giocatori 120%, perché mi sembra ieri sera sia stata proprio la ciliegina sulla torta di una cosa drammaticamente gestita male. No, cioè, io vedevo una, cioè, ho sentito Allegri, per dire, cioè, che ha i suoi problemi, no? Nel senso, attaccato clamorosamente dalla stampa anche. Ma Allegri è andato a testa a dire... Pioli era in difesa, cioè secondo me era in la palestra di difficoltà, e io sinceramente non... Ma perché Allegri c'ha dietro la società, la società che gioca, che fa giovini, perché aspetta di vedere come tira il vento, se gli conviene tenerlo, se gli conviene mandarlo se giocava bene lo confermavano, se va a mandare, cioè nel capo espiatorio. Però vi dico a tutte, allora, Prandelli, Montella, Paolo Sosa e Pioli. È possibile che tutti e quattro gli allenatori saltano con modalità diverse, ma sempre, cioè, Paolo Sosa disse chiaramente, io faccio la fritta con le uova che ho. Ora questo non l'ha detto, forse non lo dirà mai, però ti dico, quell'altro andava via perché non c'è un progetto, quello prima non c'è un progetto. Le cose si ripetono, la più grave di tutti, secondo me, non è, ognuno la più grave di tutti è quella di Sosa, che abbiamo ricordato. Sosa alla fine del giornata era primo, non dopo 3 giornate, non dopo 5 giornate, non dopo 7 giornate, dopo un girone è andato. Cazzo, si gioca, tu sei primo in classifica, in banca un centrale, doveva venire quello portoghese, come Benaluan. E penso Benaluan. No, cioè, e Tino Costa. E Tino Costa. No, esatto. Lì però una città seria, no, piglia. No, anche tutti, perché lì, onestamente, io non posso fare che non ho 30 milioni, 40, ma se io sono una presidenza, una proprietà, investo 30 milioni, tento il colpo, non è detto che tu vinci. Quanto meno arriva un Coppa dei Campioni, li prendono dopo. Cioè, mi sembrava una cosa... Sì, ma lo stesso discorso, una società di calcio lo dovrebbe fare ora su Chiesa, che ormai è un'azienda, Chiesa ormai c'è una visibilità nazionale, fisso, lo vogliono tutti, non è che perde valore Chiesa, e su Chiesa te, se vuoi 5 milioni, se mi dare e costruire una squadra, intanto se tu costruisci una squadra intorno a Chiesa e vai in Champions League, ci sono soldi e tornano e tu puoi mantenere Chiesa. Da 5 milioni a Chiesa secondo me non è sbagliato. Basta. No, ma non basta, perché Chiesa... un po' arriva al decimo, cioè voglio dire che di fronte... certo, gli devi farla, certo, gli devi dare delle garanzie tecniche, non sono d'accordo. Allora ci vuole... Salta il banco. Salta il banco. Allora vanno banco. Via, per me vanno via, cioè, banco, non c'è, scusa, discussione. Ma se scusami, con tutto il rispetto per Chiesa, no, io se, rispetto, dai 5, no. Cioè, se dai 5 milioni a Chiesa, non salta il banco, perché non chi viene minimo 2-3 milioni... Non mi interessa. In quel modo lì salta il banco. Non mi interessa. Ci dobbiamo fermare, suggerimenti commerciali. Il calcio è questo, altrimenti c'è per... Ascoli Piceno. Eccolo là, lo sapevo che cascava sempre lì. C'è molte domande anche per il Gistris, per cui rimanete con noi tra poco di nuovo insieme. Aurora ti aspetta da Euronics. Euronics vive le tue passioni. Dal 1966 TPM Cocci, stampa tipografica, litografica offset e digitale. Dalla progettazione grafica al lavoro finito e confezionato, tutto all'interno della nostra azienda, con serietà e profilità. Depliant, cataloghi, calendari, libri, testi, volantini e tutti i lavori commerciali di stampa. Vieni a trovarci in Piazza del Popolo a San Piero a Ponti, oppure contattaci allo 055 8999226. Tipografia Mecocci, da 50 anni la vostra tipografia di fiducia e dei tifosi viola. Copyword,
Un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi, vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende. Stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale. Applicazione Visual Display. Tecnologia digitale per la stampa professionale. Un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. Esiste un bar aperto tutto l'anno, comprese festività. È il Bar Valentina, a tua disposizione 7 giorni su 7, per colazioni, merende, ma soprattutto punto pranzo. E ogni giorno con menù diverso, tutto rigorosamente fatto in casa. Inoltre dal lunedì alla domenica pane fresco a volontà. Bar Valentina, via Roma 465 a Prato, un solo bar per 1000 servizi. Bella palla. Diamo spazio naturalmente agli amici da casa, come sempre, grazie a Gabriele. Con moderazione. L'Empoli vicino al pareggio. Guarda, Empoli sono... vicino al pareggio, giustamente. Empoli vicino al pareggio, sono prego. Tantissimi, sì. E li ringraziamo, sarà difficile leggerli tutti, ma ci proviamo. E molte volte do torto a Leonardo Petri, ma su Cognini comincia a dire che questo si fa tutto all'infuori del bene dei Viola. Toglie la passione ai tifosi e Pioli anch'io se va via non mi strappo i pochi che ho. No, questo è Max dal Mugello. Poi c'è un messaggio per il nostro Gianni De Magistris, un parere di mercato. È Giulia D'Arma che dice: ma Di Lorenzo, terzino dell'Empoli, potrebbe essere un buon prospetto per la Fiorentina? Abbiamo anche Giuseppe Santostefano e dice, scherzando, finalmente siamo salvi e complimenti a Gianni De Magistris. Abbiamo Paolo da Borgo San Lorenzo, dice, speriamo che Pioli confermi il portiere di ieri e lasci La Font in panchina. Federico dice, come credete possa risalire la china alla nostra Fiorentina dopo quest'anno imbarazzante? Ma chissà, un chiodo a Empoli. Perché? Perché prima non si compra nulla, ora si va tutti a pigliare la Empoli. No, cioè... no, ma io ora... Comunque Di Lorenzo non è male, no, non è però male. Io ora francamente, cioè, nel senso... Ma intanto Ceccarini, se guadagnai il posto, perché credo nella graduatoria meritocratica di Pioli, si passa avanti a Victor Hugo. Mi sembra anche giustamente. Sì. No, chiamava Ceccherini o giocava titolare all'inizio? Sì, no, no, ma difatti, e tra l'altro gioca tutt'altro che male sto ragazzo. Lo fa. No, Di Lorenzo, sì, siamo d'accordo. Dipende che cosa si aspira a fare. Bravo, tutto insomma, lì. No. Tu vuoi a decimo, va bene Di Lorenzo. Cioè, abbiamo preso Laurini, che sembrava poi alla fine. Ma sono giocatori di questo livello, voglio dire, non è che... Io credo che già nella campagna acquisto determina sempre dove puoi posizionare. Io dico anche a coloro che adesso stanno aprendo champagne o Dom Perignon, perché l'aprano? No, dico, va via Pioli, molti li sento alle radio, a hanno fermato per strada, va via Pioli, ma voi pensate che la Fiorentina, se va via Pioli, prende allenatori tipo Conte, tipo Allegri, tipo Ancelotti, cioè la Fiorentina, ma te pensi che Maran sia peggio di Pioli? Prendi allenatori, poi Gebuà fa. Ma non è che vedere giocare il Cagliari di l'allenatore Milano, l'allenatore è il Real Madrid. Ma per vedere la Fiorentina di Pioli che tu fai? L'allenatore è l'ultimo dei problemi, tu lo puoi pigliare prima, il giorno prima di andare al ritiro. Io non so. E che ti metti giocatore. Ma te, Leo, te sei disfatto. Per arrivare a decimo, no, l'allenatore è l'ultimo dei problemi. Non sono d'accordo. Ma come fai? La notte prima di partire tu raccatti uno in prestito, ma possibilmente gli fa chiamiamo Baldini, ti chiamano. Peraltro Baldini, chiamiamo Baldini, Silvio Baldini allena gratis, può essere dalla noi glielo facciamo sapere, perché se tu glielo fa sapere questi sono capaci. Questo viene da Silvio, è bravo. No, no. Proprio sul tema no. c'è un amico da casa e sono d'accordo con Leonardo Petri, Corvino va via, voi lo riprendereste Giovanni Galli? Così in porta. Ma ragazzi, anche su questo, che vi devo dire? Ma abbi pazienza, no? Il Milan, vabbè, che 3-4 anni non ha lo fatto devi dire malissimo. A me, dillo alla telecamera. No, lo dico anche a te. No. Hai bisogno di una strofinata, perché ma un valium stasera. Allora, il Milan preso due bandiere che ci capiscano di calcio, come Maldini e Leonardo. In 6 mesi hanno risparmiato il Milan. Ma hanno speso, cioè, 60 carte. No, sì, ma tu pensi sia solo quello? No, che hanno dato appoggio a Guardiola, sono sempre presenti, certo, è cambiato tutto a Milanese. Ma hanno speso noi a Firenze. Cioè, io sento dire che Corvino resta a vita e
più voglia va a fare il settore giovanile. E poi dice, poi arriverà uno simile a lui. Ma se Corvino c'è, c'è Antonio, è lì. Antonioni. Diamo sì. A Antonioni. C'è Galli, c'è Batistuta, c'è Gianni che magari può fare una... Ragazzi, nelle società ci vuole gente di sport, di calcio, ci vanno bandiere. Che perché le società e le squadre devono avere un'anima. Se non hanno, perché io impazzisco per Chiesa? Perché Chiesa è un ragazzo che è cresciuto qui e che ha un'anima. Quindi io venderei Milenkovic, venderei Biraghi, venderei Veretout. Ma Chiesa non lo puoi vendere. Vendi la tua anima. E la Fiorentina un po' vende la propria anima. Oh, sei d'accordo Gianni con questa analisi? Molto agitato. No, ma la cosa è giusta. È chiaro che vendere Chiesa è una sconfitta, no? Voglio dire, l'ennesima sconfitta. Hai venduto Bernardeschi 2 anni fa. E vendi Chiesa, tra l'altro da quello che mi risulta, credo che Babbo Enrico, il ragazzo rimanga ancora in Italia fino a una certa età, quindi se rimane in Italia va alla Juve, insomma, o Inter, no, va alla Juve perché è l'unica che può. Allora dico, al di là di questo, è chiaro che vendere Chiesa è una sconfitta, però Leonardo, mi dispiace, ma non c'è strada. No, anche perché se quello che dice Corvino, che poi siano leggi di Conigni, io non conosco Conigni in verità, e dico, sono questo mercato virtuoso, cioè intanto in calcio, cioè io non tiro fuori te, solo lì, cioè gli altri giocatori non valgano le cifre che sono venute fuori, io ho sentito parlare 50 e lo 40 e l'altro, ma vabbè che non valga più nulla in calcio, che quest'anno tra l'altro, siccome c'è 2 eliminazioni importanti nella Coppa dei Campioni, che sono il Real e il Paris Saint Germain, valse degli allenatori, ci sta che il mercato, se non c'è un freno dalla certo, impazzisca, no, c'è un freno dalla UEFA perché c'è questo mercato, cioè, tra l'altro il Real è tornato Zidane, l'avevano andato via 2 mesi, sì. Cioè, qui tutti fa capire, sì, no, ma diventa tutti pazzi, dovrebbe essere la volta, e tu puoi prendere anche qualche cosa in più da un giocatore. Comunque c'è la squadra per Chiesa, belle, sì. Quell'azione. Sì. Siccome Salà probabilmente, a quanto ho capito, va in Real Madrid perché Bale va via, il Liverpool secondo me è la squadra perfetta, perché un Klopp, squadra di giocatori contropiede, spazi. Contropiedi laggiù. Sì, per me è un field, ma che sicuro. Io fossi Chiesa, appunto, cioè, no, perché No, può per dire. Cioè, io credo che sia tutto, no, con tutto l'amore di questo mondo. Aspetta. Oltre all'Anfield, il Klopp, il Liverpool, campionato inglese, ingaggio? Quadruplicato. No, è una cosa... Pagano in sterline e a settimana. È una triste, perché ribadisco un concetto, io non la vedo, io lo dico da sempre, la proprietà nostra è una grande proprietà, cioè come potenza di famiglia, voglio dire, secondo me il Napoli, De Laurentiis, tra l'altro De Laurentiis ho saputo, dice, uscito sul giornale, quindi non credo dire nulla di nuovo, uno stipendio di lui e la famiglia di 5 milioni all'anno, e quindi noi abbiamo una grandissima proprietà, cioè Lazio, Genoa, Sampdoria, Atalanta, non credo che valgano la nostra proprietà, però se non c'è passione la proprietà è un... e loro dimostrano di non avere passione, di gestire, poi mi dite voi che parla sempre come ufficiale, no? È il presidente, no? Sì. E quindi lui credo che gestisca la Fiorentina come un'azienda. E poi ora ve, ora ve lo dico, sì, scusa lei. No, volevo dire una cosa su Pioli, perché mi preme. Pioli sarebbe da farci. Allora, io a Stefano voglio bene da quando era giocatore della Fiorentina. Io prego una cosa a questo gentiluomo, a questa persona per bene. Siccome ci attendono 2 mesi di un'eutanasia lenta, io che la dignità Stefano non ha preso. Ci faresti un grande regalo se non ci sono più le condizioni per andare avanti, o se tu hai pressioni da questi personaggi di dare le dimissioni. Che le dimissioni sono le cose, quando in un posto ti senti non più capito, le dimissioni sono le cose più da signore che tu possa fare. Io credo ci abbia pensato. Perché guarda Stefano, io penso di sì. Firenze ti vorrà sempre bene, specialmente da persone che ti hanno visto in tutte e due le vesti, calciatore e allenatore. Però sai, io ho la semifinale a giocare. Ma la semifinale, ragazzi, e c'ha problema di giocare con la squadra. E c'ha una porta bella nella squadra. Secondo me lui sta inghiottendo. Ti ripeto, la mia sensazione, poi magari esco da qui, trovo Pioli, voglio dire, io
così la sensazione è che lui stia ingottendo bocconi amari, ma l'amore per la squadra, questo va capito e va elogiato, certo. Perché lui ha 50 anni, no, 55. Vicenda, vicenda. E quindi secondo me lui, per il bene della squadra e i giocatori, che da quello che si è detto il sera, ha detto il sera, ribadito, li vogliono bene tutti da morire, e allora evidentemente lui supera questo boccone amaro, perché forse io fossi lui, anch'io avrei detto, sapevi che allora già ve la devo la Coppa Italia. Comunque ora io ve lo dico, no? Da domani riparte il progetto, lo sapete, vero? Lo spiego io, perché domani c'è della Fiorentina, perché domani c'è la messa suffragio per Astorio, perché arriverà Diego, presumo domani venga, e tu vedrai, dirà 8 secondi di qualcosa, domani l'altro su giornali, progetto Fiorentina, Diego rilancia, cioè è matematico. Noi eravamo a Canale 10, nel 2009-2010 si parlava che della Valle abbiamo parlato, di un detto nel 2012, te lo ricordi? Certo. E poi sono cambiati 5 allenatori, la Fiorentina ha fatto sempre degli ottimi campionati, perché Prandelli, Bella, insomma, sono stati mettiamo anche giocatori, giocatori non l'hanno portato mai in fondo, però un progetto, perché è inutile che tu faccia una cosa, portarli in fondo e tu rismantelli tutto, ti è andato bene che comunque sei ripartito, ti ha rifatto bene e poi alla fine, cioè il terzo in ordine è stato Sosa, e Sosa aveva bene, che poi a Firenze lo voglia male a Sosa. Intanto c'è la Chiesa e Bernardeschi. L'ha complementato, complementarizzato sul giocare. Sì. E poi voglio dire, ti piaceva anche bene. Ma che scherzi. Evidentemente io. Questi sono dai di fatto, cioè questi sono incontestabili. No, allora, però Leonardo, scusa, l'appello di Leonardo mi ha sconvolto anche lui. No, perché. C'è il contratto. Ma secondo me farebbe una grande cosa e ci consentirebbe anche a noi di partire con una contestazione un po' più rumorosa. Ma magari lo potrebbe fare se fosse vinto in classifica, ma con il decimo, situazione un po', insomma, con che lo contesta, andare via, va via da sconfitto, sinceramente. Insomma, ma poi se va via la maggior parte del contesto. Non glielo puoi chiedere. Ma difatti non capisco più, non è più la Firenze. La Firenze non è più. È un corpo unico, quindi il problema è questo, esatto. E c'è le paure se loro e finisce ogni cosa. Ci dobbiamo fermare. Rush finale, rimanete con noi. Anzi, tu fa qui. Nuova Hyundai Kona, il SUV compatto di Hyundai. C'è tutta la tua sicurezza. Tutte le tue emozioni. Tutta l'avventura che cerchi.
Kona by Hyundai, il SUV compatto come lo volevi. Pizzeria San Francesco, centralissima nel cuore di in via Santa Trinita 32, aperta tutti i giorni dell'anno dalle 7 alle 20. Perfetta in tutte le sedi, disponendo di un dehors esterno riscaldato e di uno spazio interno di grande pregio storico. Colazioni, pranzi, cene e aperitivi, ma non solo. Disponibile per cambi interni o esterni e per eventi aziendali o feste private. Supera i campionati di allegria. Supera le giornate più creative. Supera le prove di resistenza più impreviste. Supera brillantemente anche le tue aspettative. A partire da 149 euro al mese. Tivoli San Yong. Eccoci qua, rush finale, sentite questo, che cioè, Petri oggi è incontenibile. Stavamo giocando per il gol dell'Empoli. Maresca va al VAR, forse glielo leva. Prego. Però è avvicinato sul corpo. Cioè, ma vediamo cosa fa un... Allora, vediamo cosa decide il bravissimo Maresca. Okay? Andiamo. Sono un grande arbitro. Noi non parliamo mai. Ma assolutamente no, è alto un metro e mezzo, come fa a fallare? Ma che vuol dire? Fuori gioco, anche io sono alto un metro e mezzo, no, è vero, infatti tu abiti in terza categoria, seconda. Ragazzi, andiamo avanti per favore. Emiliano da Montale, secondo me, proprio ci dà la fotografia del sentimento. Leonardo, credo sia riferito a Vonci, mi è passata la voglia di vedere la Fiorentina, non ho più stimoli, ma e tristezza, questo direi che è proprio la fotografia. C'è Fausto da Rosano che dice: Chiesa ha un contratto fino al 2022, e se lui paradossalmente si impuntasse a restare fino agli europei, è colpa di chi vende, ma anche di chi accetta di essere venduto. Chissà, ci dà magari così una fotografia in più. Abbiamo anche una fotografia che mi faceva piacere vedervi, perché sì. Ciola all'Olimpico, dai, no. Leo, per favore. A breve verrà inaugurato il nuovo stadio del Tottenham, che è chiaramente di ultima generazione, è bellissimo, ma avrà un piccolissimo problema, se la regia viene in collaborazione con l'immagine, per il calcio d'angolo. Quindi tanto progetto, tanta voglia di fare, e il buon Eriksson, quando andrà a battere il calcio piazzato, non avrà spazio per la rincorsa, perché c'è, come si può vedere dall'immagine, un fossato che scende, quindi rimane pochissimo spazio. E speriamo magari, però, chissà, in un nuovo stadio della Fiorentina, almeno questo non possa accadere. Geniale, chi è stato? Però voglio dire, il progettista, però veramente è no, Guinness dei primati, voglio dire, no? Noi lo vediamo, magari avranno fatto delle valutazioni anche con dei giocatori, non credo che si mettano a fare una cosa così. Comunque questo già sta girando su tutti i siti, e soprattutto me la da annullare, no? Però le quattro cose, l'arbitro ha dato colpa al fallo di Milano, c'era fallo di, c'era una teoria gamba tesa, c'era una sorta di fuorigioco. Insomma. Posso chiedere una cosa? Da utente, tifoso, ormai una parola, da utente. Da cliente? Da cliente. Hanno fatto ogni angolo, hanno messo a quei pali che c'è, hanno messo 240 casse. Io entro presto allo stadio, io non parlavo nemmeno con il vicino, cioè non c'è verso nemmeno di parlare. E è un dramma venire allo stadio e vedere quegli scempi in campo. Non si può nemmeno parlare con il compagno. Ci vuole un cachet come un panforte, ci vuole, perché è roba da ricovero. Ora, oggi non abbiamo nemmeno l'avvocato, per cui oggi rischiamo grosso. Veramente. Io ti do un giorno. Ma perché sono altoparlanti che... No, ma nemmeno ai Meccanò, tempi d'oro, c'avevano un impianto. Dopo il manto erboso, l'impianto audio. Sì. Ma come mai? Siamo calmi. Come mai? Il prossimo sponsor sarà Amplifon, penso. Io Roberto in mano, dice, sì. L'ho fatti, perché così se parte un coro contro non si sente.
Sommo studio, per questo, insomma, un po' di maldicenza. Poi non hanno messo nemmeno Pupo alla fine. Se ma abbiamo, scusa, ma chi era allo stadio ieri sera? Contestazioni? Nessuna. No, applausi. Fine. Anche perché, allora, obiettivamente... Perché viene premiata dal carattere, la voglia della squadra. Cioè, tu perdi, la Lazio è nettamente superiore, il primo tempo potevi perdere 3-0, la riesci a recuperare, hai l'occasione di vincere. Le fai 2-1, sì. Per cui ai giocatori obiettivamente non gli puoi dire molto, il carattere, nulla. Cioè se uno non è forte però si impegna, che lo puoi contestare, no, è vero. Per cui noi vediamo grande volontà dei giocatori, però effettivamente cosa farà arrabbiare, no, no, però perché... non ha detto niente. Per me la Fiorentina è la squadra più fortunata di campionato. A fine serata. No, fo per dirvelo, sì. Perché fra i VAR che ci sono andate tutte bene, perché ragazzi io ve lo dico, quella cosa che le è successa con il Chievo Verona e quello pesticcia a 10 metri andò lei il pallone, cioè, non è mia male. No. Perché cioè, a Ferrara se vogliono danno go e un si ripà, basta vedere che le è successo. Quindi tutto a favore. Con l'Atalanta, con Pastrello la domenica dopo, l'Atalanta ci sta fatto pari, è vero. Poi c'è tre o quattro, due o tre partite raccattate il 93esimo, non si sa nemmeno noi. Una il 101esimo. Una il 101esimo, cioè, io non so. Cioè, no, se doveva avere più punti, se doveva avere meno. Al di là del suo sarcasmo, però la Fiorentina non gli è andata male su certe cose. E questo però... non va detto con soddisfazione, me lo dice. Io faccio una considerazione, però se ti fossero andate male, ci sono delle annate che ti vanno peggio, forse ora tu saresti al decimo posto. Questo bisogna considerare, perché in effetti 3-4 occasioni, o per un motivo o per un altro, l'hai portata in fondo, tant'è che ora diceva il Saimo che ieri sera non c'è stato nemmeno, anzi c'è stato quasi una sorta di contento. Che voglio dire, la dice tutto, no? No, perché alla fine Gianni Badel a salutare, c'è stato un attimino anche di... è venuto sotto la curva, è stato un momento anche... a me dispiaceva molto, e lì secondo me Stefano si è giocato un po' il futuro con la Fiorentina, qui si doveva puntare su Badel, dire Badel deve dire, era il perno prima, della ma squadra. Lui, ma Badel, ma c'è stato tante situazioni, sono andate via per pochi, voglio dire, ma l'unica colpa è che ho un allenatore, no a Piola, ho un allenatore. Io rimango, ma voglio questo ti si può dare, allora fai la da solo. Se poi ti sta bene tutto, dice io alleno quelli che la società mi dà, ce ne sono tanti allenatori di Anco. Basta dirlo, a quel punto però dopo tu puoi dire, devi stare lì e tirare, questo è il discorso che... Esatto. Perché la Fiorentina, ora scusa, con tutti i bene di che ha fatto e ha fatto, la Fiorentina serve un centrocampista, l'Atalanta, ti ha ammazzato a campo, tu giochi... Due. A me viene da ridere, no? Che ci serve, cioè si sapeva tutti, hanno presi due di 18 anni per giugno, ma che me ne frega? Cioè, sì, tra Re che e Zurkowski e Rasmussen nell'Empoli per lascia perdere quello lì, lascia non gioca nemmeno qui. Lascia perdere. Allora, noi siamo arrivati in diretta di arrivo, Dile rimanda, vero? Perché a Cagliari non è cioè, mia. Perfetto, già venerdì sera tra l'altro. Cagliari se gioca meglio. Se giochiamo con l'Inter è un casino. Gabriele Calderon, grazie, ci ritroveremo lunedì prossimo. No, lunedì prossimo no. Faccio forca, ma porterò la giustificazione. Buonanotte. Giochi Benfica lunedì prossimo. Va bene. Anzi, Pedri oggi, guarda, Leo, questa volta il rosso, il rosso. Questa volta. Rosso per me. Però va, questa, era troppo, fallo, talmente non ce l'ho fatto. Non pote... anche se ti vogliono salvare non devo salvare Leonardo, vada alla base, è rosso, è rosso, rosso per forza. Lo sai prenderei io di Francesco, non viene per però sì proverà col vino probabilmente, certo. Sì. Grazie a Leonardo Volci, grazie a voi, sempre un piacere, campionissimo Gianni, grazie a voi, grazie Leo, a lunedì prossimo mi raccomando col Valium però, perché oggi sì, no. Comunque questo è il Petri. Sì. Io faccio solo da conduttore. No, Petri Show. Io parlo stasera, sto a ascoltare. Poi ce l'ha per tutti. Ora devo via. Io sto qui un po' via. Finché va bene, vorrei salutare di Umberto di Mussi, il vero gelato, il vero caffè napoletano, e Giolino che ci segue sempre. E non potevo non farlo. Io mi fermo qua, ci troveremo lunedì prossimo alle 21:15. Grazie a tutti e buonanotte.
nuova Hyundai Kona, il SUV compatto di Hyundai. C'è tutta la tua sicurezza. Tutte le tue emozioni. Tutta l'avventura che cerchi. Kona by Hyundai, il SUV compatto come lo volevi. Valentina a Prato, aperti 364 giorni all'anno, dalle 4.45 alle 20, a tua disposizione per colazioni, merende, punto pranzo, enoteca, rivendita panico tutti i giorni e cioccolata delle migliori marche. Bar Valentina, un per mille servizi, da 20 anni a Prato in via Roma 405, sempre con la solita gestione della famiglia Gheri. Seguici anche su Facebook. Da principi attivi biologici di altissima qualità e dalla ricerca dei laboratori della Verde Vita nasce la linea Corpo e Gesti, detergenti naturali e creme anti-age per tutti i tipi di pelle. Corpo e Gesti, ci prendiamo cura della tua pelle. Corpo e Gesti, cosmetica biologica, nei migliori supermercati della Toscana. Pulizia. Edili, manutenzione giardini? Certo! Purché siano Turbo! Turbo pulizie fine. Dal 1982, pulizie di abitazioni, uffici, negozi, imprese, movimentazione materiali, lavori di reazione, imbiancature, trattamento pavimenti, manutenzione parchi e giardini. Pulizie fiorentine, Firenze, via di Ricordo 4, telefono 055 65 80 871. Copyword. Un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi, vendita e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende, stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale, comunicazione visuale, tecnologia digitale per la stampa personale. Copyworld, un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. In questa puntata, il trasporto pubblico locale, la geotermia, bilancio 2019 di Atti e di Toscana Promozione. Il trasporto pubblico locale è stato al centro del dibattito dell'ultima seduta del Consiglio. Mozioni e una interrogazione. Una mozione del PD e una di Sì Toscana a Sinistra. Noi crediamo che venga quanto prima affidato il servizio del TPL in via definitiva, ma riteniamo pacifico che vada affidato dopo la sentenza di Stato. È vero come è vero che tra qualche giorno si esprimerà la Corte di Giustizia Europea, ma non in via giurisdizionale, esprimerà un parere interpretativo sulle norme dei regolamenti dell'Unione Europea. È il Consiglio di Stato che poi si esprime nel merito. Quindi noi abbiamo, come dire, suggerito alla Giunta di attendere per l'affidamento definitivo la sentenza definitiva che sarà quella del Consiglio di Stato. Per evitare ulteriori, altrimenti inevitabili, contenziosi. Apprezzando il gran lavoro fatto dall'assessore Ceccarelli per il contratto, perché ha finalmente riportato in una situazione difficilissima dal punto di
complicatissima a fare investimenti, apprezzando anche il lavoro che ha fatto rispetto al calmierare per le utenze